Nato a Colli del Tronto 63 anni fa, è stato segretario provinciale della Federazione Giovanile Comunista Italiana nel 75 e nel 76 e poi ha ricoperto il ruolo di segretario cittadino e di zona del Partito Comunista Italiano a San Benedetto. È stato componente della segreteria provinciale e regionale fino al 1993, eletto consigliere comunale e poi vice sindaco dal 1987 al 90. È stato sindaco di San Benedetto dal 1993 al 2001, ha ricoperto altri incarichi come segretario regionale della Confesercenti Marche, componente della segreteria nazionale e poi è stato anche segretario della Confesercenti della provincia di Ascoli Piceno. Attualmente ricopre la carica di consigliere regionale delle Marche per il Partito Democratico. Stiamo parlando di Paolo Perazzoli, ospite di 45 giri oggi. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, notizie tutte precise, esatte, Ma presto al curriculum, credo credo di ufficiale. aver dimenticato qualcosa, tra l'altro, perché poi hai promosso anche la Costituzione, se non sbaglio, poi ne parleremo della società pubblica privata Piceno Ambiente, anche altre municipalizzate, un po' nell'occhio del ciclone, per esempio con la Start SPA, se ne parla tantissimo Beh, in la Start questi. SPA fu il frutto di una della fusione di tre aziende che esistevano: una era l'azienda Multiservizi San Benedetto, il Cotravat e l'azienda municipale di Ascoli. Beh, è stato un fatto positivo, risale ai tempi in cui facevo il sindaco, dopo Sindaco per tanti anni a San Benedetto, c'è un po' la 8. storia, sai, la storia un po' politica della provincia di Ascoli e soprattutto ecco, di San Benedetto. Beh, la tua esperienza Allora, io la sicuramente prima volta sono è stato eletto decennale. consigliere comunale era nel 1978. Avevo 27 anni, ma perché all'epoca il diritto al voto era a 21 anni e io, pur essendo un dirigente, non potevo votare. E quindi sono andato a fare il militare, quando sono tornato sono diventato dirigente della FIGC e poi dopo, alla prima occasione, sono diventato consigliere comunale nel 78. Il primo incarico amministrativo di giunta è stato nell'87, quando sono diventato vice sindaco con delega al personale, poi dopo no, fino al 90. Dopo nel 93 sono diventato sindaco, che è stata l'esperienza mia più bella in campo politico. E ti manca un po' quell'esperienza. Molto, molto. Di gran lunga, per chi ama la politica, è l'esperienza più bella. Non c'è paragone con nessun'altra, consigliere regionale, deputato. Anche perché forse si è in contatto con i Esatto. cittadini, il sindaco è un po' è un amministratore più che un politico, c'è cioè questa interfaccia. Sì, poi io ho avuto la fortuna di fare il sindaco nel periodo in cui si era creato un maggiore entusiasmo perché fu la prima volta che elezione diretta dei cittadini. E quindi abbiamo potuto, si verifica, insomma, che quello che decidi si fa e vedi la città che cambia anche sulla base della tua volontà in modo particolare, perché poi dopo non solo il sindaco, però il sindaco con l'elezione diretta è, non dico è tutta l'amministrazione, ma quasi. E com'è cambiata la città di San Benedetto in questi anni? Come l'hai vista cambiata? In quegli anni in cui ho fatto il sindaco o adesso? In questi anni comunque Allora, hai sicuramente negli subito anni delle 90 è evoluzioni. stata una fase che è iniziata male perché abbiamo avuto nel 92 l'alluvione. È un periodo di crisi anche politica, di paralisi. Poi dopo abbiamo avuto un giudizio mio, ma condiviso. La fine del secolo, del millennio, è stata una ricca di iniziative, di cambiamenti. Una città effervescente che ha recuperato posizioni anche in campo turistico, eccetera. Dopo si è una città che si è un po' incartata, si è incartata, bloccata per mancanza di coraggio, per mancanza di gruppi dirigenti coesi, per cui sono anni che si sta sempre a discutere le stesse cose, ma è un po' ferma, tant'è vero che ci ha risuperato Senigallia sul piano turistico. Ecco, una Non è città più la che perla delle Marche, la prima città. è sempre una città splendida, però
Però è un po' ferma, ecco, ha bisogno di una spinta per ripartire. Ha bisogno di una spinta per ripartire. Il titolo della trasmissione di oggi comunque è L'incorreggibile ottimista. L'incorreggibile, forse non te ne sei accorto, è proprio questo il titolo. No. Incorreggibile ottimista, che poi eccolo qui il titolo, che fa in là poi con un'associazione che hai creato Sì. recentemente, che si chiama Gli Incorreggibili Ottimisti. Il club degli incorreggibili ottimisti, Sei perché un io, incorreggibile ecco, ottimista? lo sono, però ecco, io sono uno che ama leggere. Molti politici quasi conoscono poco questo piacere della lettura e si avverte e si sente anche. E nasce questo club dalla lettura di un bellissimo romanzo francese, l'autore Guénassia, ambientato a Parigi a cavallo, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, in un bistrot parigino, frequentato anche da Sartre, dice il romanzo, poi non so se era vero, e dove si ritrovavano una serie di fuoriusciti da paesi dell'est, ma anche a paesi dove c'erano dittature di destra, e si ritrovavano lì a fare persone che erano stati medici, professionisti e altri, a vivere ai margini, chi faceva il tassista e altro, e quindi si ritrovavano e a giocare a scacchi e a fare discussioni interminabili, accademiche, politiche, di scienze, eccetera. Allora, e questo è il titolo di questo libro, è il Club degli Incorreggibili Ottimisti. Da qui è nata l'idea di fare un club. Io sono un ottimista effettivamente, ma non bisogna essere necessariamente ottimisti, ci sono alcuni che non sono proprio ottimisti, per sviluppare iniziative, per incoraggiare a leggere, discutere anche di politica, di fatti di medicina, insomma, di tutte le cose che possono interessare le persone, sempre in un'ottica di aiutare a risolvere i problemi. E anche magari per provare a far smuovere un po' San Benedetto, no? Visto che prima parlavi di San Benedetto, in questo momento è un po' ferma, ma ferma su più fronti o specificatamente magari su certe questioni. Magari mi viene in mente, che so, lo stadio, per esempio, Riviera delle Sì. Palme, che può essere un. Allora, lì San Benedetto è stata sempre una città in cui ha avuto una forza propulsiva dovuta all'immigrazione dall'Abruzzo, dall'entroterra, di persone che avevano voglia di fare. E quindi si sono inventati i mestieri, chi è albergatore, ristoratore, nell'edilizia, artigiani, commercianti, gente che aveva voglia di fare perché lasciavano una situazione magari di povertà. Abbiamo avuto nel secondo dopoguerra alcuni fattori decisivi per lo sviluppo, che hanno portato a un'enorme ricchezza. In primo luogo la pesca, quella oceanica in primis, che ha fatto sì che a San Benedetto, insomma, si accumulasse una certa ricchezza reinvestita nell'edilizia. Quindi l'edilizia è stato un fattore trainante. San Benedetto è passata da poco più di 15.000 abitanti a 47.000 abitanti, quindi uno sviluppo impetuoso, anche disordinato in alcuni casi. L'altro settore di grande traino è stato il settore agroalimentare e il turismo. Cioè, questi sono stati i fattori trainanti. Molti di questi fattori sono entrati in crisi. L'agroindustria, noi avevamo la Surgela, che oggi non c'è più, ma molte aziende collegate a questo sono andate in crisi. Il settore della pesca, si è ridimensionato fortemente, la pesca oceanica non esiste più, l'edilizia è bloccata, quindi c'è una difficoltà, oggettiva. Accanto a questo, i gruppi dirigenti o quelli che hanno portato a quello sviluppo sono diventati ormai anziani, non hanno più quella forza che potevano avere da giovani. Le nuove generazioni sono i migliori, magari vanno fuori perché hanno studiato e non trovano qui uno sbocco occupazionale. Quindi siamo un po' fermi, però mancano idee che possono essere idee propulsive per far sì che questa città possa ritrovare un punto per ripartire. Noi abbiamo fatto come Incorreggibili un convegno che nasceva dall'idea di
chiamare alcuni san benedettesi che nella loro professione hanno avuto successo, ma che lavorano fuori a San Benedetto, ma che hanno mantenuto un legame con la, con città, la città, invitandoli a venire a dirci cosa pensavano di San Benedetto. Quindi loro, che avevano più o meno, generalmente un po' meno di me, ma quindi sono stati giovani a San Benedetto, oggi sono persone affermate e ci hanno dato alcune idee. Adesso dovremmo continuare, il prossimo incontro dovremmo fare sulle cosiddette smart city, per fare una città senza barriere, efficiente. Ecco, insomma, vogliamo ridare queste idee per poi vedere chi le raccoglierà. Qualcuno l'ha accolta anche come, in realtà, la nascita di questa associazione come il là alla una probabile candidatura, quindi un'altra candidatura a sindaco per Paolo Perazzoli, considerando che si avvicinano comunque le comunali, anche se manca un anno, però sì. Siamo nel 2015, tra un anno si voterà a San Benedetto. Io non so bleffare. L'ho detto prima, fare il sindaco è stata un'esperienza bellissima. Io oggi sono un pensionato, quindi non ho... Però ancora consigliere regionale, sì, fino... Ma finisco adesso e ho già deciso da tempo di non ripresentarmi. Quindi non ho una carriera da perseguire, da fare. C'ho tanti libri da leggere, viaggi da fare. Quindi non ho... questa ambizione, l'ho soddisfatta e credo aver lasciato un buon ricordo. Mi viene chiesto da molti, amici, persone che mi apprezzano, che nel mio modo di fare vedono una opportunità per ridare, forse magari anche esagerando come aspettativa, rilanciare San Benedetto. Io ho detto, siccome non sono in carriera, faccio questo, ci sto pensando, deciderò. La tua disponibilità. Deciderò. Non hai deciso ancora. Dopo l'estate, e voglio vedere prima con un sondaggio serio fatto da un istituto di questi nazionali se quello che mi dicono alcune centinaia di persone, che magari per affetto, per stima o disistima verso altri me lo chiedono, se questo è suffragato da un riscontro scientifico, lo posso fare per 5 anni, cercando di magari portare dentro dei giovani che possono maturare. Se questo non è, io non faccio tranquillamente. Puoi continuare a fare il pensionato, dici? Esatto, iniziare. Perché stiamo vedendo delle immagini della splendida Riviera delle Palme, sì. Come viene definita, no? San, sì. Benedetto in... Lo sa che a me mi avevano soprannominato Palmazzoli. Palmazzoli. Perché io credo che in una città di mare e sui viali la palma sia la pianta più bella, perché è statuaria, è una colonna, è dritta, e quindi ne ho fatte mettere a dimora qualche migliaio sulla spiaggia, sul lungomare, in altre parti. Allora qualcuno mi ha detto, invece di chiamarmi Perazzoli, Palmazzoli. Palmazzoli. Tu sei innamorato della tua città, sì. Si vede. Sì, sì. Di San Benedetto. I San Benedettesi invece sono innamorati di te? Beh, io insomma, non mi posso lamentare, nel senso che quando sono stato eletto la prima volta sindaco ho vinto al ballottaggio al secondo turno, la seconda volta ho vinto al primo turno con oltre il 61%. Quando mi sono candidato a consigliere regionale mi hanno votato, insomma, molte preferenze, quindi... Credo tutto che sommato. Sia... Sì, non mi lamento. Poi dopo è chiaro, ci sono... io ho un carattere un po'... sono un po' testardo, un po'... insomma, non so stare zitto, e quindi ci sono persone che magari mi detestano cordialmente e non cordialmente. Però non mi lamento del rapporto con la città. Io la amo molto, ma credo di essere, certo, apprezzato. Prendi anche... soprattutto... perché molti mi mettono a confronto con chi è venuto dopo di me, e questo va a vantaggio. Beh, in questo momento c'è un certo Giovanni Gasperi, sindaco di San Benedetto, che magari non raccoglie tantissimi consensi, almeno a quello che si vede. Poi comunque il PD San Benedettese ha subito tanti scossoni in questi mesi, tuttora non è in salute. Come,
Come procede? Nei partiti è normale che ci sia una dialettica tra personalità politiche. Io vengo, dicevamo prima, non sono un ragazzo, anche nel PC c'era una dialettica forte, però era più dentro ai gruppi dirigenti. Era difficile, per esempio, per i giornali interessarsi del confronto tra esponenti politici. La stessa vita amministrativa veniva trattata poco. Oggi il palinsesto di una televisione locale o anche quella nazionale, dei giornali locali, è molto incentrato sull'attività politica amministrativa. E questo, secondo me, più delle volte inutilmente, perché spesso si leggono le stesse cose cucinate in modo diverso. Però il PD a San Benito è in difficoltà, perché se penso che alla fine degli anni 90 io ero sindaco di San Benedetto, Gino Troli era assessore regionale alla cultura, Pietro Colonnera era presidente della provincia, se penso alle personalità politiche di oggi, insomma, qualche dubbio che qualche errore sia stato fatto, che c'è un'insufficienza del gruppo dirigente che va recuperata, perché il PD ha un consenso e anche politicamente è un partito centrale che deve dare di più a questa città. Poi tra l'altro ci sono state anche delle defezioni negli ultimi anni, no? Dei fuoriusciti, comunque la stessa vicenda di Loredana Emili, insomma, finita alla fine in un altro gruppo. È quello che, quando la politica perde la capacità del confronto e della discussione cercando una sintesi, diventa solo esibizione muscolare, si vince, si può vincere, però la discussione impoverisce, inaridisce, e quando ci si confronta solo con chi è sempre d'accordo, a prescindere, prima di discutere già è d'accordo, si commettono errori. Perché, insomma, questo è il fatto, questa seconda legislatura, che è sempre difficile per un sindaco, ma nel caso di Gaspari è molto negativa, proprio perché lui si è circondato solo di persone che, yes men, che non hanno la forza politica, la voglia di confrontarsi, e questo porta a fare errori, è inevitabile. La rottura è stata su una famosa emblematica, quella della cosiddetta pompa di benzina, non cosiddetta, ma pompa di benzina, ma che dietro nascondeva, e poi l'abbiamo purtroppo accertato, che vedeva dietro la malavita, perché chi proponeva questo per fare il bene della città, veniva detto, della San Mettese Calcio, era un certo Fabio Russo, che è coinvolto, indagato nella mafia romana, quella di cui tutti conosciamo. Quindi quel fatto lì, siccome era evidente, io lo denunciavo, l'ho detto prima al sindaco e poi l'ho denunciato pubblicamente, perché quando stavo in Confesercenti, di questo fatto che le pompe di benzina cosiddette bianche venissero utilizzate per ripulire il denaro della malavita organizzata, era cosa risaputa, denunciata più volte, e lì era molto evidente che si trattava di questo. L'aver voluto portare fino alla fine questa cosa. Certo, poi c'era anche la vicenda, dicevo anche prima, del Riviera delle Palme, anche quello, un altro tassello, che commissione Stato. Questa sembrava, veniva detto, era necessario fare quell'operazione perché questo Fabio Russo avrebbe dato i soldi per pagare le ditte che avevano fatto i lavori allo stadio. Poi dopo si è negato pure questo. E quando la politica diventa, arriva a, come ha fatto il Parlamento italiano, a dire che il Rubio era nipote di Mubarak, e a San Benito siamo arrivati lì vicino, non c'è più confronto, e allora io su questo non transigo. L'essere iscritto a un partito, al mio partito, non rende immuni né dall'idiozia né, come abbiamo visto, da fenomeni di penetrazione non sempre pulita. E tu sulla commissione stadio che idea ti sei fatto? Lì ci sono state inizialmente, diciamo, delle forzature,
forzature da parte del comune, diciamo nella buona intenzione, perché per risolvere il problema dello stadio, l'allora gruppo dirigente della Sanbettese Calcio ebbe un'idea interessante. Era il periodo in cui in Italia il fotovoltaico era una specie di corsa all'oro, gli incentivi erano altissimi, eccetera. E quindi ipotizzarono di fare la copertura, realizzare la copertura con pannelli fotovoltaici delle tribune e delle curve con gli incentivi, pagare i lavori e finanziare la Sanbettese. Poi ci furono, e questo fu una forzatura, diciamo, le norme non lo permettevano perché fu fatto, dato quell'appalto in nome di di norme che si prestano per piccoli impianti, qui si parlava comunque di lavori per svariati milioni di euro e che quindi era difficile non fare una gara pubblica. Però fu fatto, il consenso era perché era per la Sanbettese, che nella nostra città ha un legame forte con tutti noi. Strada facendo, però, dopo gli incentivi sono ridotti, il gruppo dirigente della Sanbettese è andato in difficoltà, sono subentrati altri imprenditori a cui è stato permesso quello che alla stessa Sanbettese non veniva permesso, cioè l'allungamento della concessione, lo stabilire un valore che nel caso che il comune dovesse riprendersi l'impianto doveva risarcire l'impresa, che erano fondamentali per avere il finanziamento da qualche banca. È stata data dopo, a quando è subentrata una nuova impresa. Poi le cose sono andate come sono andate, sono ditte che sono rimaste ancora, che ancora oggi devono prendere soldi, e poi lì è venuta fuori la questione Fabio Russo. La commissione, ecco, si è proposta una commissione anticipando richieste, proposte che sarebbero venute comunque avanti, però si è pensato di fare una commissione non per indagare, per definire, capire se c'erano fatti errori e come rimediare, ma per mettere a tacere, per dire che tutto va bene, madama la marchesa. Questo è, se si fa una commissione, non è possibile. Bene, facciamo una piccola pausa pubblicitaria, poi ritorniamo su questa vicenda. Eccoci qui, ben rientrati dopo la pausa pubblicitaria. Siamo con Paolo Perazzoli, il consigliere regionale del Partito Democratico della Regione Marche. Stiamo parlando di vicenda stadio, del Riviera delle Padove. Come finirà, secondo te, dove si approderà alla fine? Ora, lì le idee dei proprietari della Sanbettese è abbastanza chiara, quella di realizzare intorno, vicino allo stadio, un campus sportivo con annessa anche foresteria per i ragazzi che giocano per la Campo Sanbettese. d'allenamento. Esatto, più cambi allenamento. Però questo presuppone un accordo con i proprietari dell'area, che è stato detto in consiglio con atti di indirizzo, ma questo presuppone una variante di piano regolatore, perché i proprietari chiedono qualcosa in cambio, chiaramente, no? Non è che sono i benefattori. Da quando è stato fatto, approvato questo atto di indirizzo, che io sappia, almeno formalmente, ufficialmente, non si è fatto niente. Il tempo passa e il rischio è che rimanga sullo sfondo e che anche questi proprietari della Sanbettese possano non reggere più a questo urto. Sul resto, come finirà? Temo che non si chiuda a breve, perché adesso c'è un'altra ditta che è quella che tra l'altro vanta il maggior credito, ha fatto anch'essa istanza. Io credo che lì debbano pagare quelli che sono subentrati, la Decasol, pagare perché questo era scritto nel contratto. Ma qui è un intreccio di rapporti personali, amicizie che non va bene. Parliamo sempre delle stesse ditte, della stessa ditta, che magari cambia oggetto, cambiano i nomi, che a San Benedetto ha il monopolio.
degli interventi, diciamo, sulle energie alternative. Perché poi, se andiamo a vedere l'altra vicenda, quella dei pannelli, delle penzoline per immettere i pannelli fotovoltaici, ritroviamo gli stessi soggetti, anche lì con procedure che sono, c'è una denuncia in tribunale, e credo che ricorderà la discussione di qualche settimana fa sui giornali, la decisione della del GIP di Ascoli di rinviare alla procura l'indagine. Insomma, ci sono zone di non trasparenza su queste Zone di vicende. non trasparenza, Sandra, dice. E il rischio è che si trascini e che sarà un'eredità che si troverà ad affrontare la futura amministrazione. Magari potrà affrontarla tu, non lo so, se ti candiderai. Tra l'altro, il tuo diciamo, competitor potrebbe essere anche un attuale consigliere, se si candiderà, a quanto pare, i rumor si sono già usciti, Pasqualino Piunti potrebbe essere. Lo stesso Gaspari non si capisce bene poi No, alla ma Gaspari fine ormai ha finito, che lui farà. non è più candidabile, quindi il problema non c'è. E beh, io sento che pur avendo una giunta che non brilla per efficienza e per apprezzamento Però dell'opinione Gaspari e i pubblica, suoi ecco, fedelissimi, però quindi. sì, un conto avere i fedelissimi che possono servire per vincere le primarie per poche decine di voti e festeggiare come una vittoria scordandosi della lezione della storia, che pure Pirro vinse una battaglia, però è passata la storia come di fatto una sconfitta, perché vincere con questo margine risicato ma con tutto questo tutti gli assessori sembrano propensi a candidarsi a sindaco, aspirano a questo. Non sembrerebbe dall'opinione che si sente nella città che ci sia questo apprezzamento, però si faranno le procedure democratiche previste dalle regole del centro-sinistra, si faranno le primarie e poi chi prevale prevarrà. Nel centro-destra pare che già siano arrivati a una decisione che è quella di Pasqualino Piunti, un consigliere che ha dimostrato, Piace. no, stavo dicendo, ha dimostrato di saper fare l'opposizione, di crearsi un consenso personale, però la differenza tra l'essere un bravo consigliere d'opposizione, anche E poi un popolare, bravo e un amministratore. sindaco c'è una differenza molto grande, che per essere un bravo consigliere, un popolare consigliere, ci vogliono centinaia di voti, di preferenza, e Pasqualino mi pare è arrivato anche a 1000, il più votato di tutti. Per fare sindaco ci vogliono 16.000 voti di cittadini, cambia l'ottica. Ecco, quindi credo che molti di questi che hanno dimostrato di non saper fare o di fare male l'assessore, aspirare a fare sindaco mi pare un po' azzardato. Senti, prima hai detto di essere stato anche criticato per dire magari sempre quello che pensi, comunque per certe posizioni, una posizione diciamo critica anche all'interno del PD che hai preso recentemente, la tua posizione per esempio sulla Gasplus, nel Allora, io quartiere Agraria. una frase che amo ripetere, insomma, la trovo importante, che diceva spesso il presidente Ciampi: dico quello che penso e faccio quello che dico. In politica spesso avviene il contrario. Allora, io non è che sulla Gas Plus. Io ho espresso una posizione che è di coerenza con quello che era all'inizio e anche quella del mio partito. Poi dopo il mio partito ha cambiato strada facendo, non so per quale ragione. Probabilmente per andare indietro a un umore collettivo. Io sono stato mai così. Credo che sia sbagliato. Cioè, tu sei favorevole a No, a io non questa so, no, realizzazione allora, dell'impianto di io dico per, stoccaggio? allora, io ho detto sempre questo: la individuazione dei siti dove realizzare questi impianti l'ha deciso il governo, di cui tra l'altro ci stava Bersani, era ministro, che ha fatto una gara e ha individuato quei siti. Andava contestato allora, probabilmente, ma nessuno di noi lo sapeva. Bene.
Dopodiché ci sono delle procedure che in Italia tutto si può dire meno che non siano garantiste. Anzi, il problema è che veniamo accusati dopo a giorni alterni, si critica che in Italia non si decide mai, poi dopo però non vogliamo mai decidere. Ecco, io ho detto, siccome sono procedure di garanzia, di partecipazione democratica, bisogna partecipare e decidere. I cittadini che sono contrari devono poterlo esprimere perché ci deve essere il massimo della discussione. Dopodiché qualcuno deve decidere. E se ci sono le garanzie, come viene detto, e io non sono perché tutti sono corrotti, tutti sono venduti, ci sono organismi ufficiali preposti a questo. Che se questo è dalle sicurezze, dalle garanzie, io non mi oppongo. D'altra parte, l'ho detto altre volte, oggi io per esempio in regione ho votato per costituirci, chiedere alla Corte Costituzionale sul lo sblocco Italia, dove il governo ha avocato a sé la materia dell'energia e delle grandi opere pubbliche. E qui la Regione Marche si sta muovendo anche insieme alla, in Sì, sinergia con la e Regione Abruzzo, tra io ho l'altro. votato a favore perché, pur dicendo che nel merito io sono d'accordo che il governo, che su certe materie sia il governo, dice, perché non può essere. Cioè, pensiamo un attimo, oggi sarebbe più possibile fare la 14, o la ferrovia, o l'autostrada del sole, cioè, perché nessuno vuole che passi. Ecco, allora, su queste cose ci deve essere una Una decisione decisione che arrivi dal massima. governo centrale. Dopodiché io so che è impopolare, ma non ho problemi ad andare io alla Gracia ho abitato 29 anni, c'è la casa che abbiamo ereditato dai miei genitori, sono morti, quindi sono legato a quel quartiere. Non ho problemi ad andare a dire qual è la mia posizione e sono sicuro che i cittadini la capiscono, però il rischio qual è? Il peggio che quell'impianto si faccia e che noi non abbiamo nessun beneficio. E un'altra cosa, con internet tutti i ciarlatani possono dire quello che vogliono, vanno su internet e diventa quasi una cosa ufficiale. Pensiamo ai santoni che vanno in giro, poi dopo alla fine vengono smentiti perché la Commissione Sanità, che all'inizio passa per essere vessatoria, anche le difese di interessi, cioè, non è che tutto quello che sta su internet o il primo che si sveglia la mattina e che perché ha studiato, ha avuto una laurea, dice cose giuste, no? Ci sono nelle commissioni fior di professionisti, di persone serie che vanno ascoltate. Dopodiché io non è che sono interessato, io ho scoperto Gas Plus perché ne siamo venuti a conoscenza in una procedura democratica, io abbiamo fatto la prima volta un'assemblea al quartiere Agrario nella palestra, proprio perché la Regione Marche indisse un'assemblea perché è prevista nella procedura della valutazione di impatto ambientale. Poi ne abbiamo altre discusse. Dopodiché, ma io non per Beh, questo. vedremo poi come andrà a finire questa vicenda. Vedendo altre problematiche, per Posso esempio. raccontare un fatto Sì. simpatico? Nel 97. A San Betto noi avevamo la discarica su a Paese Alto, sopra a Paese Alto, e i cittadini non la volevano perché lì passavano i camion, eccetera. Il mio competitore andò lì in quel quartiere a dire, dice, guardate, se vengo io chiudo la discarica. Dopo sono andato io a dire, guardate, non ci pensate. Se vengo io non solo la discarica non la chiudo, ma vengo qui con il coltello fra i denti per farla durare al più a lungo possibile, fino a che si può sopraelevare, a bangare, perché in questo modo noi manteniamo le tariffe dall'altezza urbana più bassa. In quel quartiere io ho preso più del 70% e il mio competitore meno del 30%. A volte, magari, quello che Ecco, vuol dire è che la coerenza, esatto, a il lungo pensiero coerente andare, può pagare, non ma a lungo sempre. andare paga. A lungo andare paga. Sulla, a proposito di discarica, mi dai là per. Sulla vicenda della discarica di Reluce, della realizzazione della sesta vasca, come ti poni? Adesso Io infatti dissi è bloccata, non si. all'inizio, proprio all'inizio, fui chiamato a un'assemblea a Castel di Lama e dissi, guardate, ma se qui non si impone alla provincia di
di convocare l'assemblea dei sindaci per individuare un'altra soluzione, rischiamo che di fare una battaglia di principio perdente, perché poi dopo la regione c'ha solo quel sito, un po' come è stato fatto per gli autovelox lungo la statale, sull'autostrada, no? Superstrada. Per cui quando stavamo all'opposizione di Celani dicevamo che bisognava toglierli, poi siamo andati al governo, adesso scopriamo che non si possono togliere. Quindi è una posizione giusta, perché il Comune di Ascoli, che è un territorio enorme, ha la discarica vicino a due altri comuni. Quindi i danni, i cattivatori li percepiscono i cittadini di quei comuni, e i vantaggi li percepisce il Comune di Ascoli. Adesso si deve trovare una soluzione però di sintesi, né fare la guerra contro Ascoli, né Ascoli può imporre agli altri soluzioni. Mi pare che si C'è chi sta vorrebbe andando. portarli all'estero. Cioè. Ma no, io credo intanto che bisogna sviluppare la raccolta differenziata al massimo, però Sono una ovviamente discarica. provocazioni, poi Però magari. lì in quella zona ci sono spazi, soluzioni, mi pare che stanno venendo avanti. Adesso c'è la discarica privata, Vigeta. Vabbè, alla fine quello. Però Però credo una che. soluzione tampone, insomma, prima o poi si dovrà trovare una Per soluzione forza. definitiva per pochi mesi, insomma. Alla fine Sì. tornerà il problema di Relluce. E come si risolverà? Credo che lì ci sta Relluce, c'è l'IPG e c'è quest'altra soluzione, che quest'altra ditta che non mi ricordo come si chiama. Bisogna trovare una soluzione che guardi da qui ai prossimi 20 anni, e quindi trovare, Certo. sapendo che strada facendo abbancheremo sempre meno rifiuti, perché la raccolta differenziata andrà avanti, che comunque qualcosa è necessario. E io, anche qui voglio dirlo, non sono uno di quelli che farebbe le barricate contro soluzioni tecnologiche, perché anche questa è una cosa che in Italia bisognerà superare. Portare in discarica cose che potrebbero servire per produrre energia, per fare altre Quindi sei cose. favorevole magari ai termovalorizzatori anche Sì, di ultima generazione? esatto. Sempre nel massimo della sicurezza e della efficienza. Oggi la tecnologia è arrivata a livelli di sicurezza. Io quando vado a Parigi, vicino alla Biblioteca Nazionale, ci sono degli inceneritori nell'area metropolitana. Cioè, bisogna avere questa, ecco, in questo io sono un ottimista, nel senso che guardo alle possibilità che oggi la tecnologia ci offre per vivere meglio e non essere sempre contro qualunque cosa, sospettosi. Incorreggibile ottimista, sei anche un po' contrario ai campanilismi, prima hai citato Ascoli piuttosto che i Sì. comuni limitrofi, in questo caso a Pignano e Castel di Lamo, sei contro questi campanilismi? Anche per esempio mi viene da pensare in una vicenda come quella della sanità, l'ospedale unico di Vallata, ci credi che possa realizzarsi questo ospedale unico di Vallata? Sì, perché quando credo che fosse il 2003, 2003-2004, io, Agostini e pochi altri, il dottor Maresca, l'ingegner Maresca, Mauro Marabini, alcuni che dirigente della sanità di allora, lanciammo questa idea, fummo subissati di Che debba un po' critiche. superare il Mazzoni, no? L'ospedale di Ascoli, E quello di San l'ospedale di Benedetto. San Benedetto, il Mondo Fummo del Soccorso. criticati da quasi tutti. Oggi, dopo 10 anni, più di 10 anni, devo dire che la stragrande maggioranza dei professionisti della sanità, del personale politico, è d'accordo. Quindi bisogna essere ottimisti, perché se l'idea è buona, è giusta. Perché oggi la sanità sono due fattori fondamentali: bravi professionisti e tecnologia. Tutte e due hanno bisogno di una dimensione ottimale, che un bravo professionista non va in un piccolo ospedale, e un piccolo ospedale non può avere i soldi per comprare la tecnologia, i macchinari nuovi. Quindi se mettiamo insieme un unico ospedale, arriveremo a 400-500 posti letto. A quel punto tu hai una dimensione da poter essere appetibile sia per il bravo professionista che i soldi per comprare le attrezzature. Verrà fuori il problema di dove farlo. Infatti parliamo di un'area, la discuteremo. Quella sarà una difficoltà, perché C'è poi. il sindaco di Ascoli che avrebbe già trovato Sì, ecco, l'allocazione i a peggiori Campolungo. campanilisti sono gli ascolani. Perché una. Beh, detto da un No, no, sanbenedettese no, però. no, no, lo stavo dicendo perché.
Subito dopo vengono i Fermani, perché una delle ragioni della separazione della provincia è proprio questa, che Ascoli è molto chiusa. Non ha fatto mai una politica di. Solo negli ultimi anni, cerca, sulla spinta dei Fermani, ha fatto gli uffici decentrati, eccetera. Bisogna discutere con il territorio, confrontarsi. Cominciare a dire: ah, l'area è quella lì perché noi la diamo gratis, innestando già subito il dubbio che se vai in un'altra area magari la paghi X lire per favorire questo o quell'altro, significa dire di sì, ma in realtà non si vuole, perché poi l'altra idea che sta in alcuni è che tutto sommato il Mazzoni di Ascoli sarebbe già idoneo, che non è vero perché le dimensioni non sono adeguate, è una concessione di un ospedale vecchio, anche se recente rispetto ad altri. Oggi gli ospedali nuovi hanno ben altra impostazione rispetto per intensità di cuore alto. Quindi bisogna pensare a un ospedale nuovo, che tra l'altro creerebbe lavoro, attrazione verso l'Abruzzo, ancora di più di quella che c'è oggi. Quindi sarebbe una grande opportunità per l'Ascolana. Io spero che, anzi, ho fiducia che nei prossimi 5 anni chiunque sarà a governare la regione, chiunque amministrerà le città di Ascoli San Benedetto, su questa faremo un passaggio decisivo e che nel corso degli anni 20 l'ospedale unico diventa realtà. A proposito di regione, come la vedi questo avvicinamento alle regionali? Adesso il candidato uscito dalle primarie è Luca Ceriscioli, non il tuo candidato, cioè Sì. eri un pro Io sto Marcolini. facendo un lavoro, mentre sono prima di partire, per vedere se applicando il cosiddetto voto ponderato, perché noi copiamo dagli altri, ma poi ci aggiungiamo, le peggioriamo le cose per fare, come diciamo noi, le cose alla matriciana. Le primarie in America non eleggono direttamente il candidato. Eleggono i grandi elettori che vanno poi alla convention e lì decidono chi è il candidato che vince. Perché questo? Perché il voto del cittadino del Vermont, non può valere uguale Quello al. della California. Esatto, stavo dicendo proprio la California. Perché? Perché se valgono uguali, conta più l'apparato di partito, la capacità di mobilitazione del partito in quella circostanza, ma non il voto democratico. Allora, io sto facendo un lavoro che mi sta dando dei risultati abbastanza significativi, che se avessimo fatto questo tipo di lavoro, io Il già. sistema americano di voto. Sistema americano, in cui si eleggevano i grandi elettori, che poi dopo ognuno riportava i suoi, fedeli, non è che potevano cambiare, ho messo insieme Ascoli, la provincia di Ascoli e quella di Ancona, che messi con i voti partecipanti alle primarie sono pari. È incredibile, ancora c'è il doppio della popolazione di Ascoli. Qui c'è stata una maggiore mobilitazione, però facendo quel tipo di lavoro veniva fuori che avrebbe vinto Marcolini in queste due province con uno scarto di 6-7 punti. Perché Però invece ha vinto Ceriscioli. facciamo le cose senza avere tutto il coraggio di andare fino in Ma fondo. tu. Dopodiché adesso Ceriscioli è il candidato di tutti. E per essere il candidato di tutti non basta dirlo, bisogna operare in questo senso. E quindi lui deve fare la sintesi tra le proposte che avanzava lui e le proposte che avanzavamo noi. Sapendo che Ceriscioli è espressione del PD, che non è stato all'opposizione in questi anni, che è stata forza di governo sia nel Pesarese che nella Regione Marche. E quindi bisogna tener conto, quindi non un cambiamento così che può rivendicare chi è stata l'opposizione, ma una continuità nell'azione di governo che è stata positiva, e questo lo pensano i marchigiani, tutti i sondaggi lo affermano, con i necessari cambiamenti, una innovazione forte che ci vuole perché, anche quello che dicevamo prima per San Benedetto, vale anche in parte per le Marche. Il nostro sistema produttivo è in difficoltà perché era molto legato all'industria manifatturiera, che è quella che più subisce la concorrenza internazionale. Certo, siamo arrivati alla conclusione della nostra trasmissione, però un minuto ti vorrei far fare solamente una battuta su Spacca.
In questi mesi si è un po' spaccata con un gioco di parole alla regione il PD proprio sulla candidatura di Spacca. Un minuto. Allora, Spacca è un ottimo uomo di governo. Con l'elezione diretta, nella seconda parte di questa legislatura, ha avuto una degenerazione personalistica. Per un attore è importante come si entra in scena, ma Anche come si esce. è più importante che quello è il ricordo che lascia. E lui sta chiudendo male. Con una condizione quasi proprietaria di quel ruolo. Invece poteva essere il padre nobile, accompagnare, e lui ha le capacità per poter essere ancora di aiuto a questa Si regione. candiderà alla fine, secondo te? Io sono un ottimista e spero di no, conto di no, perché sarebbe una delusione e andrebbe incontro a chiudere una carriera politica importante con una sconfitta. Bene. Grazie a Paolo Perazzoli, consigliere regionale PD e l'incorreggibile ottimista. Grazie di essere stato a Grazie a 45 giri. E voi e buonasera. noi con 45 giri invece ci ritroveremo la prossima settimana sempre con nuovi appuntamenti. Arrivederci.